Se vi capita di sovente di aver ripetuti guasti di un vostro impianto, di telecamere, di registratore, vi consiglio di farvi benedire. No, scherzo. Vi capita mai di dire su questo impianto ho avuto un sacco di rogne consecutive nel giro di 6 mesi, un anno? Ho sostituito una telecamera, si è rirotta, poi ne ho sostituito un'altra, poi si è bruciato l'alimentatore centrale, poi si è bruciato il DVR. Come mai questo impianto è così rognato? Gli scenari possibili sono due. Uno, avete comprato della roba di merda e allora vi sta bene. Ma se avete comprato della roba buona o vi hanno installato della roba buona, il motivo potrebbe essere riconducibile ad altri problemi. La prima causa di guasti di apparati quali telecamere, allarme o comunque di dispositivi elettronici deriva da una cattiva alimentazione. Per cui andate a controllare l'UPS che avete scelto, se c'è uno, gli alimentatori, se ci sono degli alimentatori e via dicendo. Tutta la parte di alimentazione è sicuramente foriera di problemi perché l'alimentazione potrebbe non essere regolare e perché, se voi ci pensate, è ciò che alimenta l'apparato e quindi se dà problemi può sì comprometterlo. Vi ricordo, casomai ve lo foste dimenticato, che non basta un comune tester per verificare la bontà di un alimentatore, servirebbe un oscilloscopio e servirebbe della competenza che non è detto che voi abbiate e ci mancherebbe altro. Per cui rivolgersi a un tecnico o comunque di default approdare un alimentatore di qualità superiore può essere un'ottima scelta senza perdersi inutili esperimenti tecnici che non porteranno mai a niente. Sempre a far capo dall'alimentazione, potreste anche avere problemi sull'impianto elettrico. Potrebbero esserci delle anomalie elettriche che a volte sono più soventi di quello che uno può pensare, soprattutto laddove gli impianti elettrici non sono stati fatti per niente bene. Di recente un mio amico mi ha spiegato che appunto si creano anche degli accoppiamenti fra cavi che creano appunto guasti di tipo elettrico, per cui anche una verifica dal punto di vista elettrico potrebbe essere buona cosa. Infine, e anche questo purtroppo succede, soprattutto se questo impianto è movimentato da più persone, potrebbe essere semplicemente imperizia. Io di recente ho avuto dei problemi su un impianto e poi ho scoperto che erano semplicemente problemi derivanti da un cattivo uso dell'impianto stesso da parte di un dipendente. L'imperizia potrebbe essere il terzo motivo di guasti frequenti. Ciao!